Sarà una partita molto strana. Toglietemi tutto, ma non le mie incursioni. Che il fortino di Stepney possa finalmente prendere vita. Questa base, raga, è un bunker. Sono un eremita e questa è la mia vita. Guarda lì, Fimer! Schifosi, tutti e tre! O con me o contro di me. You can fuck with me! Pur di non farmi vincere, se ne inventano una più del diavolo. Beh ragazzi, questo è Epi e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Minigames. Siamo tornati ancora una volta nelle Bedwars e questa è la mia scarpa che ha deciso di suicidarsi. All'inizio vi ho detto che se ne inventano di tutti i colori pur di non farmi vincere, ma in realtà è il sottoscritto che oggi continuerà con le Bedwars Challenge. Ho comprato i blocchi sbagliati, quindi abbiamo già rallentato il processo di evoluzione, ma va bene lo stesso. Per la sfida di oggi ho deciso che posso stare solamente all'interno della mia base e di quella dei diamanti vicino a me. Ecco, giustamente il gioco ha deciso però di farmi cadere nel vuoto. Per molti di voi magari potrà sembrare banale, ma la sfida di oggi è bella complicata, perché noi non potremo mai andare nelle isole degli altri. Fermo, fermo, Step, se rimani uno contro uno come fai? Puoi andarci, mi pare il minimo. Questo significa inevitabilmente che il mio destino dipende da tutti gli altri. Per esempio, correre nella base del rosso e spaccargli il letto sarebbe una cosa da fare in un batter d'occhio, però non posso farla. Averò questo video 24 ore rinchiuso in base. Certo, bello, ma che pensi che fa? Dove sta da? E mori! Stanno già provando ad invadere il mio territorio. Questa cosa non mi piace. Tappezziamo per bene la nostra base. Difendiamoci, non ci facciamo distruggere nulla. Voglio solo prendere i miei diamanti. Vabbè, tua sorella. Bella, 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 bella. Mi sa tanto che ci conviene tenere da parte questi qua per fare poi la nuova upgrade della fornace. E come ogni base che si rispetti, giustamente abbiamo bisogno della nostra copertura. Sarà una partita molto strana. Camperare in base è uno stile di vita, uno stile di gioco molto particolare. In questo caso l'arco è perfetto. No, 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 non ci facciamo fregare. Scappa, scappa, scappa. Sono io che frego lui con lo sticchettino. Vola al vuoto. Sono morto io, sono un coglione. Come diavolo ho fatto a cadere da solo? Lo sticchettino non mi piace per niente, preferisco combattere con la spada. Devo aspettare che qualcuno vada in base a spaccargli il letto. No, questa è una tortura per me. Toglietemi tutto, ma non le mie incursioni. Visto che presto non sapremo più dove metterli sti materiali, voglio fare una base super base. Schifo, guardi tantissimo. 28 ore ci compriamo immediatamente l'arco potenziato con le frecce. Un cane da guardia che sarebbe il Silverfish. Basta, per ora nient'altro. Qualcuno si sta teletrasportando in base mia, mi è caduto di sotto. Che benessere, che goduria. Sapete cosa dobbiamo fare noi? La costruzione definitiva. Smetti di venire qua, t'ammazzo. Io non ci credo, siamo rimasti in tre e uno è in rosso. Cioè gli altri si sono uccisi da soli. No, no. Per sicurezza mettiamo l'acqua qua, che non si sa mai. Che stai facendo? Via di qua, via, via, non c'è spazio per te. Mi sa che abbiamo fatto un guaio. Red Bed Destroyed, finalmente mi azzarderei a dire. Adesso però abbiamo un problema. Il letto del bianco, chi caspita lo distrugge? Aiuto raga, no, sta arrivando. Sta arrivando, minaccioso. Oh, è in base nostra, è in base nostra. Sì, certo, oh, non mi colpisce a me, che è sta storia? Bello, e mori? Che cavolo, è ancora vivo? È ancora vivo, fidatevi. Eccolo lì. Ma cosa pensavi di fare? Va bene tutto, però scusatemi. Siamo arrivati in questo momento della partita in cui non ho più un letto da difendere. Vado in un'altra base, perlomeno. 42 gold ingot. Dammi una pickaxe, dammi questo. Il resto prendiamo da mangiare. Potrei prendere la sharpness e l'armatura. E io ci ho provato ad essere un giocatore pacifico. Però come vedete è impossibile. Dovrebbe esserci uno smeraldo ad aspettarmi. E mi ci compro la ender per le vado a fare il degenero. Si può fare, o almeno credo. Allora, ma mangia questa, un bel lancio lungo, 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 lungo. Siamo in base? Ah, qua sopra subito. Grandioso. Spacca lì e il letto se n'è andato. Adesso lui si sta avvicinando. Boom! Bello è morto? Cioè, così semplice, raga? Non me lo dire. Non ha avuto molto senso come partita, cioè è già stato tutto così semplice. Non muore, non muore. Sì, è caduto!
Sono riuscito a vincere, raga. Nell'uno contro uno posso andare a ammazzarlo, se no è impossibile. Proviamo a farne un'altra, anche se è un po' complicata come idea. Ho bucato la ruota. Il piano è ovviamente sempre lo stesso, ovvero stare nella nostra base fino alla fine della partita, finché non è rimasto solamente uno da uccidere. Una bella copertura di legno con tanto di handstone sopra. Subito la spada per proteggersi e tanta lana. Che il fortino di Stepney possa finalmente prendere vita. In realtà voglio solo un po' di privacy. Siamo solamente io e le mie pareti rosa. Mentre gli altri continuano a riversare odio su loro stessi ad ammazzarsi, io sono ancora qua. Potenzio la mia fornace, un altro po' di lana, perché la lana è bella. Faccio una chiusura così rompicoglioni che gli passerà la voglia di venire a spaccare il letto. Handstone, lana, legno, di tutto e di più. Qua un intero strato di handstone e per sicurezza un altro po' di lana. Sto facendo una torta a strati, è bellissimo. Gli altri continuano a morire, io sono felicissimo di questa cosa. Che sentita così potrebbe risultare anche un po' sadica, ma no, non lo è. Il mio letto è ufficialmente coperto. Ancora 5 team, noi compresi. Il mio vicino qua, il bianco, è vivo. Il rosso laggiù invece è morto. Voglio mettere da parte i materiali per prendere l'arco da 24. Vorrei anche prendere degli iron golem, sì. Con questo viaggio all'isola dei diamanti posso ufficialmente comprare l'upgrade che spawna smeraldi in base mia. Ed è una notizia super buona per un camperone come me. Vai così, bello potente. Il primo smeraldo è arrivato e in teoria ci si dovrebbe prendere l'acqua. Con l'acqua siamo sicuri di non morire. Praticamente sto costruendo una piscina nelle Bedwars. Fermi tutti che là ho visto qualcosa che non mi piace per nulla. Eliminiamo subito. Sì, vabbè, non muoiono mai quando li colpisco io, è incredibile. Qualcuno può andare a spaccare il culo alla base del verde. Oh, che bello. Non rompetemi le scatole, sono in vacanza. È ufficiale, ho la mia piscina nelle Bedwars. Cosa vorrebbe fare quel verde che fa il giro dal centro? Mi sa che non ha capito. Adesso, oltre a fare i potenziamenti di tutti i tipi, dobbiamo prendere da parte 4 emerald per comprarsi le ender pearl, perché se rimaniamo uno contro uno possiamo attaccare. Eccolo qua che arriva, il nostro primo golem di oggi. Che noia però giocare così. Mi diverto perché so che comunque vinco lo stesso, però è un po' noioso. E sicurezza, un it's a trap, prendiamo l'armatura. Mi sa che tutti stanno farmando e basta. Se lo piglio, se lo piglio, se lo piglio. Letto del bianco distrutto. Il bianco era quello al mio fianco, quindi mi sa che il verde è qui vicino. Questa base, raga, è un bunker. Il blu è andato in spedizione, eh? Sbom! Preso in pieno prima che potesse anche solo pensarci. Non si fotte col fortino di Stepney. Altro giro di armatura in arrivo. Oh 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 oh, raga, c'è qualcuno. Qualcuno è venuto in base nostra. È sopra di me, lo sapevo. Lo sapevo. Eccoci all'acqua. Eccoci all'acqua. Vai, golem, golem, golem. Help. Bravissimo, picchialo. Brutto, 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 brutto. Brutto, muori, muori, male, male. E crepa all'inferno, schifo. Perché nessuno sta spaccando il letto del verde, se il verde può fare quello che vuole a giro per la mappa? Mi ha ucciso il golem. Questa cosa non mi piace, ma siamo riusciti a difenderci ancora una volta. Dobbiamo costruire una base sopra la base. Ora vi spiego anche che cosa significa. Prendiamo anche la spada di diamante, ma devastiamo tutti. È tempo perso, lo capisci o non lo capisci? Voglio distruggere definitivamente i suoi sogni spaccando quel ponte. Via, di mezzo. Voglio essere lasciato in pace. Sono un eremita e questa è la mia vita. Guardate che cosa c'è qua dietro. Il verde mi sa tanto che vuole fare un po' il furbino, ma non ha capito che non si fotte con Stepney. Ho detto che avrei camperato in base mia fino alla fine ed è quello che farò. Perché il verde non va in base del blu a spaccargli il culo? Bella domanda. Ho sentito un ender pearl. Dove era? Sopra la mia base? Mi sa di sì. Era in base mia. Eccolo lì. È sempre lui, sai, il verdino. Stupido coglione che non sei altro. Muori all'inferno. Muori male. Oh, non muore, raga. Non muore. È morto adesso. Aspetta, aspetta, aspetta. Il blu schifoso non muore mai. Lo vedete che sono d'accordo sti due? All'inferno. Crepa male. 9 smeraldi. Stai scherzando? Vieni, vieni. Vorrei farvi notare che yellow, green e blu non si spaccano i letti fra di loro. Sono dannatissimamente d'accordo. Li ammazzerò tutti, non mi interessa. Scala dopo scala, arriverò in cima alla vetta del mondo. Ah, aiuto! Come osi, schifoso, vattene. Nessuno si ammazza. Lo metto lì, l'ho preso, è morto. 8 smeraldi, arco potenziato. Tra 5 minuti si rompono tutti quanti i letti. A quel punto basterà ucciderli. Ti consiglio di andartene da lì, guarda. Finché sei in tempo, stai lì tranquillo e poi muori. Prima o poi loro torneranno, no? Da qualche parte, quindi mi prendo tutte le pozioni che voglio. E no, 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 piglialo, piglialo, piglialo. Non me l'ha preso? Devo scendere, raga, andare a controllare di persona. Eccolo qui, il nostro amico. È pure un codardo, tra l'altro. È caduto nel vuoto da
solo. Che stupido. Guarda i timer schifosi, tutti e tre. A me non interessa, io non scendo di qua, non me ne frega nulla. Che schifo che fate tutti quanti, non ho parole. Un minuto e si rompe tutto, devo sbrigarmi. 36 secondi, attenzione. Ho passato quasi tutta la partita in base, è incredibile. Le frecce però non bastano mai, fidatevi. 14 secondi, raga. Io salgo in cima, salgo in cima alla mia fortezza. O con me o contro di me. 3, 2, 1, boom. Perfetto. Adesso se loro non vengono ad attaccarmi potremmo avere un problema. Madonna, madonna, madonna. Ho preso. Le regole le faccio io. Si sono uniti e adesso gli spacco il culo. Bevo la pozione dell'invisibilità così non possono neanche vedermi in lontananza. Prima a morire il giallo non ha fatto niente tutta la partita. Voglio vederlo morire e basta. Muori all'inferno. Invisibilità e speed. Sta arrivando la tua morte, bello mio. Bo 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 bo. Ti spacco il culo, sì. Fallo volare nel cielo, in cielo. Si muori, sì, sì. Chi è più forte? Io sono il più forte, fottetevi tutti, timer bastardi. Loser, loser, fucking loser. Cari amici, non so veramente che cosa dire. È stata una partita molto strana. Mi sono difeso con le unghie e con i denti da tre persone che si erano unite contro di me. Il fortino e la sfida di rimanere in base fino alla fine sono terminati. Spero che vi sia piaciuto, se è stato, spolliciate, commentate, condividete, se iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Qua da sempre è tutto. Potrei giocare a solitario sul mio letto scoperto e vincerei lo stesso.